Ciao a tutti, eccoci di nuovo a trattare uno dei temi del nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023. Oggi ci occuperemo in modo particolare di una delle fasi dell'affidamento degli appalti. Le fasi, come sappiamo, sono quattro e sono la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione. Oggi in modo particolare ci andremo ad interessare della fase relativa alla programmazione che è contemplata nel nuovo codice all'articolo 37. A questo proposito vi mostro delle dispense. Allora, programmazione innanzitutto che cos'è? È la pianificazione dettagliata degli acquisti di un ente pubblico. La pianificazione viene redatta in base al quadro esigenziale. Il quadro esigenziale va ad esprimere, appunto, come ci dice la parola stessa, le esigenze di un ente, ossia che cosa. Per cui, nell'ambito della programmazione, occorre definire che cosa si vuole realizzare e quindi gli obiettivi, il famoso risultato. Una strada, una scuola, un ospedale, oppure come ci si propone di farlo, quindi con quali mezzi, siano essi finanziari, organizzativi, oppure scegliere se è più opportuno raggiungere il risultato del bene attraverso un appalto oppure una concessione, oppure ancora se questo risultato lo si ottiene mediante fondi propri oppure finanziamenti da parte di altri enti, quale ad esempio i finanziamenti europei, oggi in modo particolare attraverso il PNRR o il PNC, che è il piano complementare al PNRR. Nell'ambito della programmazione occorre indicare però anche i tempi entro cui la pubblica amministrazione intende raggiungere questo risultato e quindi individuare un termine breve piuttosto che medio oppure lungo. La programmazione, come dicevamo, è una delle quattro fasi degli appalti e si sostanzia in due tipologie. La programmazione ha ad oggetto infatti lavori oppure servizi e forniture. La grande novità del nuovo codice è che entrambe le tipologie, e quindi sia la programmazione dei lavori che di servizi e forniture, divengono triennali, mentre nel codice 50 la programmazione triennale era relativa soltanto ai lavori, con il nuovo codice anche la programmazione di servizi e forniture si attesta su una durata triennale, si ha quindi un allineamento tra le due tipologie di programmazione, anche perché tutto ciò consente di allineare la programmazione medesima agli strumenti di programmazione, documenti, diciamo, programmatori degli enti. Il bilancio, infatti, normalmente si attesta su una durata triennale. I programmi triennali, pertanto, dovranno essere adottati, ci dice il codice, nel rispetto dei documenti programmatori e in modo particolare del DUP, il Documento Unico di Programmazione, e del bilancio di previsione, oltre che ovviamente il piano esecutivo di gestione, che a sua volta deve essere conforme al bilancio di previsione e quindi al DUP. I programmi triennali inoltre devono essere coerenti con il bilancio e, per quanto riguarda gli enti locali, devono essere conformi alle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria. A questo proposito, la stessa relazione al codice, evidenzia come, inserendo questa previsione, viene inserito un riferimento ai principi contabili di quel decreto legislativo 118-2011. Questo perché si tiene conto dello stretto collegamento tra la programmazione gestionale, quindi gli acquisti dei lavori, e la programmazione finanziaria, in virtù della necessità di fare in modo che le risorse necessarie per affidare un lavoro e quindi per poi portarlo al termine e quelle per acquisire un servizio, una fornitura, debbano essere stanziate e quindi previste nelle risorse nel bilancio. Questa previsione delle risorse nel bilancio ha natura autorizzatoria della spesa, quindi già la stessa previsione della risorsa nel bilancio autorizza già di per sé la spesa per quel determinato intervento. La stazione appaltante, quindi gli enti, oltre a adottare la programmazione, approvano ogni anno l'elenco annuale per quanto riguarda in modo particolare i lavori.
nel quale sono indicati i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera che si rende necessario realizzare la relativa infatti fonte di finanziamento stanziata o nello stato di previsione o nel bilancio o comunque deve essere disponibile. Sotto questo profilo, infatti, rileva in modo particolare la relazione, si registra una piena coerenza con il principio, tra l'altro già presente nel ormai vecchio codice, il quale prescrive di identificare i mezzi finanziari destinati a coprire i lavori come condizione per approvazione dell'elenco annuale stesso. Dobbiamo dire che nel vecchio codice la programmazione era disciplinata dall'articolo 21 e dettagliata per quanto riguarda gli schemi tipo, le procedure e le modalità di pubblicazione del decreto del MIT numero 14 del 2018. I lavori che potevano far parte della programmazione triennale erano di valore pari o superiore a 100.000 euro, mentre invece servizi e forniture erano pari o superiori a 40.000 euro. Un lavoro o un servizio non inserito nell'elenco annuale poteva essere, si può essere realizzato solo se si rende necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi, e qui facciamo l'esempio di tutti i lavori e soprattutto tutte le forniture che si sono resi necessari in virtù della pandemia da Covid-19. I quali sono stati realizzati e rispettivamente acquisiti anche se non erano immediatamente e ovviamente non erano previste negli strumenti di programmazione, e però la motivazione di urgenza ha fatto sì che gli stessi potessero essere realizzate, le forniture potessero essere acquisite anche se non erano stati, come non potevano essere stati, previsti negli atti programmatori. Oppure se vi dovessero essere delle disposizioni di legge o regolamentari che entrano in vigore successivamente all'adozione del programma stesso. Il nuovo codice disciplina invece la programmazione all'articolo 37 e dettaglia gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, specifica le fonti di finanziamento nell'ambito dell'allegato 1.5. Allegato che tuttavia riprende sostanzialmente il decreto ministeriale 14/2018 senza grandi variazioni se non puramente terminologiche. La grande differenza con il nuovo, diciamo, introdotta dal nuovo codice è non soltanto la durata triennale anche per quanto riguarda la programmazione di servizi e forniture, ma vi è una differenza notevole per quanto riguarda gli importi, perché per i lavori possono essere inseriti nella programmazione quelli il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro e per quanto riguarda invece servizi e forniture quelli il cui valore stimato sia pari o superiore addirittura a 140.000 euro. Notiamo che i due importi, 150 per i lavori e 140 per servizi e forniture, sono esattamente gli stessi importi sotto i quali è possibile effettuare l'affidamento diretto di quell'articolo 50 del nuovo codice. Questo significa che per lavori e per beni e servizi di importo tale da poter consentire l'affidamento diretto, questi non devono essere inseriti negli strumenti di programmazione. Negli strumenti di programmazione, pertanto, andranno inseriti lavori, servizi e forniture per i quali è invece necessario esperire almeno la procedura negoziale o poi successivamente, se di valore sopra soglia, la procedura aperta. Per quanto riguarda in modo particolare servizi e forniture, dobbiamo dire che nel codice, nell'allegato, però contengono indicazioni precise per quanto riguarda proprio il contenuto dell'atto di programmazione stesso. Questo perché in questo momento, seppur il codice rimanda all'allegato, poi di fatto nell'allegato non troviamo particolari, non troviamo proprio indicazioni per quanto riguarda la programmazione di beni e servizi, diversamente invece dei lavori che continuano ad essere più specificamente normati. Importante indicare che per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, affinché possano essere inseriti nella programmazione, è necessario che sia preventivamente approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, mentre
Affinché i lavori possano far parte dell'elenco annuale, è necessario che sia approvato almeno il documento di indirizzo alla progettazione. Già dalle parole stesse notiamo che il documento di fattibilità delle alternative progettuali indica appunto le diverse strade, le diverse alternative progettuali in base alle quali può essere realizzato un lavoro. Il documento di indirizzo della progettazione invece ha già scelto qual è l'alternativa progettuale più idonea per realizzare quel lavoro e quindi è un documento che definisce in maniera non proprio puntuale, ma già abbastanza ben definita la tipologia di progettazione di quel determinato intervento. Questi documenti però, quindi il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il documento di indirizzo della progettazione, non sono obbligatori per tutte le tipologie di lavori, perché addirittura non sono necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualunque importo. La redazione in questo caso è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Sono pertanto di contro, obbligatori per nuovi lavori oppure per ristrutturazioni. Infine, precisiamo che lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non vengono invece inseriti nella programmazione. Non è assolutamente necessario inserire questo tipo di interventi e di prestazioni nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione. Ed infine, nel nuovo codice troviamo che i programmi triennali, sia di lavori che di servizi e forniture, devono essere pubblicate sul profilo del committente in amministrazione trasparente e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, in quest'ultima in base alle varie funzioni di interoperabilità esistenti con le altre piattaforme. Che è successo?